Marco Santi, allenatore del Polinago. Marco, non è un buon periodo per il Polinago. No, non è un buon periodo, soprattutto perché abbiamo molte defezioni, praticamente molti giocatori giocano non in condizione anche fisica accettabile, stanno stringendo i denti, in campo danno tutto quello che hanno, non sta bastando. Poi soffriamo un pochino sui dettagli, palle ferme, anche oggi calcio d'angolo e punizione, abbiamo preso gol. Purtroppo le cose stanno andando molto male da un certo periodo di tempo in qua. Senti, commento sulla partita? Commento sulla partita, diciamo, era una partita equilibrata, chiaramente loro su questo campo qua sono abituati a giocare e stavano un attimino avendo un predominio, però grosse occasioni non ne stava accadendo, calcio d'angolo e chiaramente ha fatto il gol. Lì la partita si è un pochino... noi ci siamo un pochino disuniti, ci siamo cominciati a innervosire un pochettino, anche l'arbitraggio non è stato molto favorevole in determinate circostanze, probabilmente c'era in una situazione una reazione un pochino troppo violenta di un giocatore loro, non è stata punita col rosso e quindi chiaramente tutte queste cose fanno altro che innervosire una squadra che è già in difficoltà come in questo momento siamo noi. Senti, l'ultima cosa, uno scontro a salvezza, adesso la situazione si è ulteriormente aggravata, bisogna stringere i denti fino alla fine. Certo, noi non molliamo mai, i ragazzi sono pieni di risorse, speriamo solo di recuperare qualcuno, di tornare in condizioni, qualcun altro deve tornare in condizione al più presto. Non molliamo, anche domenica scorsa abbiamo fatto una partita abbastanza importante ma non siamo riusciti a vincere, oggi meno importante, questo scontro è chiaro che ci dà una bella mazzata, dobbiamo lavorare sempre sulla testa dei ragazzi, speriamo che non si demoralizzino ulteriormente, ecco, noi comunque fino alla fine Polinago ci sarà.